benvenuti a tutti, grazie per essere qui. Il mitico Fraio, il capello azzurro, c'è sempre, che mi segue ormai in tutti gli eventi. Come ho detto, questa per me è la prima presentazione, proprio nella vita, non solo di questo libro, ma in generale. Nella città dove sono nato, dove ci sono tante persone a cui voglio bene, che li vedo benissimo qui, anche tanti amici, perché non ci sono solo parenti, per fortuna. Se no dici, questa c'ha solo la famiglia. Per me comunque, come ho detto, è una grande emozione e soprattutto spero che ci saranno altre occasioni, quindi spero di scriverne pure altri, perché no? Fino a qualche giorno fa pensavo di non scriverne mai più in vita mia, però potrebbe esserci un bis. Perché questo libro? Quando sono stato contattato dall'editore, quindi nel famoso 2016, da Dario Flaccovio, a cui sono grato perché mi ha dato questa grande opportunità, ho visto realizzarsi un altro piccolo sogno, perché fin da piccolo ovviamente sono sempre stato un grande sognatore. Una delle tante cose che un bambino si può, i film che si fa il bambino, scriverò un libro, non so di che, non so di cosa, però lo scriverò, e alla fine è successo. Ovviamente l'ho scritto su un argomento che mi ha sempre appassionato tantissimo, che è l'affiliate marketing, quindi tutto quello che ha a che fare con il aiutare le aziende a promuovere i loro prodotti, ma in un modo più diretto, nel senso con un modo più performance, come si può dire? La definizione, dai una fine definizione per chi non sa minimamente di che stiamo parlando. Allora, praticamente, a me l'hai fatto la pasta per non mi spiegare. Dai, scherzi a parte, praticamente sarebbe affiliate marketing, non so se avete presente i franchising, che sono fondamentalmente in terra a terra, quindi l'idea di vendere prodotti di altri attraverso i propri negozi, in questo caso portali. Esatto, la cosa bella dell'affiliate marketing è che in qualche modo ci permette a chiunque di svegliarsi una mattina, ovviamente avendo un minimo di competenze, e vendere prodotti o servizi che non ha, quindi qualcosa di terzi, cioè fondamentalmente io posso vendere il suo servizio senza saperlo fare, semplicemente presentando lui a una persona che ne ha bisogno. Una persona vuole qualcosa, io la intercetto e gli offro il servizio di qualcun altro, quindi in sostanza l'unico mio lavoro è quello di creare un punto di congiunzione tra domanda e offerta. Sembrerà banale, però da queste attività si possono generare milioni di euro e soprattutto ci sono dei costi fissi bassissimi, perché non dobbiamo aprire negozi, l'unica cosa è avere una pagina web e fare in modo che le persone ci vadano sopra. Ovviamente più siamo bravi, più saremo in grado di portarci persone interessate. E la capacità dell'affiliato, di chi fa affiliate marketing, è anche e soprattutto la capacità di conoscere e capire subito di cosa si sta parlando e trovare le giuste leve per vendere quel prodotto. Faccio un esempio stupido, l'ho fatto anche nel libro. Parliamo ad esempio di un problema che affligge spesso le donne, la cellulite, no? Che può essere una cosa che imbarazza, che crea dei disagi, no? Quante donne cercano, vi ho fatto vedere nel libro anche le statistiche, no? Delle donne che cercano, in base al periodo, stare alla stagione, cercano rimedi per la cellulite, creme per la cellulite, eccetera. La nostra bravura appunto è quella di far sì che cercando su Google o in qualsiasi altro momento noi gli facciamo trovare la soluzione. In questo momento ad esempio abbiamo delle creme che stiamo per lanciare in questo periodo che si avvicina l'estate, per prepararsi alla bellezza, e quindi che succederà? Che tutte le persone che cercheranno rimedi per la cellulite, creme per la cellulite oppure quel tipo specifico di crema troveranno online la nostra pagina. Nel momento in cui acquisteranno questa crema, l'azienda che vende la crema ci riconoscerà una percentuale, che in questo caso si aggira intorno al 30-40%, quindi insomma non è poco. Grazie ancora, e tanto io domani farò la replica a Milano, poi andrò a Bologna, poi andrò a Palermo, poi andrò alla Spalma, se ne giro tante. Grazie. Ciao.